Buongiorno a tutti, il mio nome è Andrea Gilardoni e sono un istruttore, un presenter e un master trainer di Aqua Fitness. Qual è il mio obiettivo? Prendervi per mano e portarvi in acqua e farvi provare quanto è efficace, divertente l'allenamento in acqua. Il primo blocco di esercizi ti aiuterà a condizionare muscolarmente il petto. Cominciamo. Ancora bene i piedi sul fondo della vasca, prepara il palmo della mano a resistere nel modo più efficace possibile contro la resistenza dell'acqua, spingi e tira, spingi e tira. E lo ripetiamo per almeno una decina di volte. Per aumentare la resistenza, adesso cambiamo la direzione degli arti superiori e incrociamo. Spalle bene aperte, trovo la resistenza dell'acqua contro la quale devo lavorare. E spingo ancora avanti. Per un'altra volta ripeto il gesto incrociato. Terzo esercizio, spingo con tutte e due le braccia in diagonale, a destra e a sinistra. E lo ripeto. Ora aumentiamo l'intensità del nostro esercizio, aumentando la leva. Taglio e chiudo in opposizione, taglio e chiudo. Attenzione a tenere bene i piedi ancorati sul fondo vasca e a lavorare bene anche con l'addome. La prossima sequenza di esercizi ha l'obiettivo di migliorare la condizione muscolare dei tuoi bicipiti brachiali. Primo esercizio, dal basso verso l'alto, remiamo con una certa intensità. Questo è l'esercizio utile per iniziare la nostra sequenza perché è quello più semplice, perché è aiutato dalla spinta di galleggiamento. Vogliamo aumentare l'intensità, eseguiamo lo stesso esercizio ma su un altro piano, quindi a fronte nuova. In questo caso annulliamo la spinta di galleggiamento, aumentiamo la resistenza. Come ultimo esercizio andiamo ad aumentare la leva. Catturo l'acqua bene oltre la linea delle spalle e chiudo fronte. Terminata la sequenza. Prossima sequenza di esercizi per lavorare in modo attivo sulla parte posteriore del tronco, quindi sui dorsali. Primo esercizio, tiro. Cerco di raccogliere bene l'acqua col palmo della mano, di chiudere bene i gomiti vicino al tronco. Tiro, molto facile, movimento che sicuramente avete fatto tante volte quando avrete nuotato al mare. Secondo esercizio, stringo i gomiti a fianco il tronco, extra ruoto e intraruoto. Apro e chiudo. Per avere un risultato migliore, ora mettiamo insieme due esercizi. Riparto con il primo e lo ripeto una decina di volte, a cui aggiungiamo il secondo. Chiudo i gomiti, apro e chiudo. Anche in questo caso chiudiamo con un esercizio a leva lunga per intensificare l'attività muscolare. Incrocio le braccia, col palmo della mano raccolgo l'acqua e apro le braccia. Ancora una volta, attenzione a stabilizzare bene con la muscolatura del collo.
e abbiamo terminato. Prossimo obiettivo, destinazione spalle. Estendiamo le braccia, avviciniamo le braccia al tronco e le allontaniamo. In questo movimento siamo assistiti dal basso verso l'alto, ma resistiti dall'alto verso il basso. Incrementiamo l'intensità sulla loggia anteriore del deltoide, chiudiamo avanti. Vogliamo interagire anche sulla loggia posteriore, proseguiamo chiudendo dietro il tronco. Vogliamo allenarli contemporaneamente aumentando la resistenza, una volta avanti, una volta dietro, senza perdere l'ampiezza del movimento. Anche in questo caso fondamentale è l'azione del core, che deve stabilizzare la struttura dell'allievo. Proseguiamo spingendo e tirando, sempre leva lunga. Obiettivo: condizionamento muscolare degli arti inferiori. Lavoriamo quadricipite e grande gluteo. Cominciamo con una serie di spinte avanti, con tutta la pianta del piede. L'obiettivo è spostare più acqua possibile. Alterniamo, creiamo con questo movimento un vortice all'interno dell'acqua che aumenta la resistenza del nostro esercizio. Successivamente lavoriamo solo con un arco, solo gamba destra. Calcio e schiaccio, spingo l'acqua e schiaccio, spingo. Dopo una decina di ripetizioni cambiamo lato, sinistro, ripartiamo alternando gamba destra, gamba sinistra. Vogliamo aumentare la resistenza? Perché no? Aumentiamo la leva. Ritorniamo sulla gamba destra, spingo avanti e stendo dietro la gamba tesa. Stesso movimento, cambiando gamba. Arti inferiori, interno ed esterno coscia. Primo esercizio, cominciamo con delle spinte laterali, alternando gamba destra, gamba sinistra. Creiamo vortici, resistenze, turbini all'interno dell'acqua che aumentano l'azione allenante sugli arti inferiori, in questo caso interno e esterno coscia. Aumentiamo la leva per rendere il nostro esercizio più interessante e più intenso. Gamba tesa, attiviamo un movimento che si chiama pendolo. Alternando gamba destra, gamba sinistra. A questo punto siamo pronti per lavorare in monolaterale, solo sulla gamba destra. Maggiore l'ampiezza articolare, maggiore la quantità d'acqua spostata, più significativo è l'allenamento per il nostro distretto muscolare. Cambiamo gamba. E ripartiamo alternando. Dopo una decina di ripetizioni ci fermiamo e lavoriamo prima sulla gamba destra e poi sulla gamba sinistra. Obiettivo: addome, retto e obliqui.
Partiamo. Utilizzando bene gli arti superiori, soffio e inspiro, soffio e inspiro. Raccolgo bene le ginocchia al petto, mantengo la retroversione del bacino, cerco di tenere bene il core, in modo particolare il tratto lombare. Voglio aumentare l'intensità, allunghiamo la leva, il movimento diventa una doppia spinta in galleggiamento. Lo ripetiamo una decina di volte. Non sai nuotare, lo stesso esercizio me lo fai alternando una gamba dopo l'altra. L'importante è che mi mantieni le spalle sempre sotto il livello dell'acqua. Agiamo sugli obliqui, con tutte e due le ginocchia ci spostiamo in diagonale da una parte e dall'altra. Usiamo bene anche gli arti superiori per andare a utilizzare meglio tutta la parte degli obliqui. Anche in questo caso vogliamo aumentare la leva, cosa facciamo? Trasformiamo questo movimento a leva corta in un altro uguale ma leva lunga e allunghiamo e spingiamo. Attiviamo bene il core, espiriamo, inspiriamo, hai paura, non sei capace di stare a galla, alterna.